questa cultura vasta, quindi non sono entrato nello storico, ma sono entrato iniziare a fare una storia nella mia città natia, che a volte per alcuni può essere, ma come mai? Una storia comunque che alla base ha dei valori, che sono la famiglia, gli amici, cercando di, anche con il fantasy, quindi con il fantastico, cercare di spazzare quello che io vedevo intorno a te, no? Che vedo ancora adesso, tutto quello che non va, tutto quello che... Voluto vedere termini, cioè le pietre, i luoghi di termini, i resti di termini che parlano di una storia che è più grande anche di questa crisi, che se veramente, secondo me, fosse valorizzata così come si dovrebbe valorizzare, Termini diventerebbe, già lo è, un museo a cielo aperto. Quindi da qui è iniziata, era... Questo mi sono emozionato perché anche poi dovevo scrivere a Roma, no? Dopo tanti anni, e vedere Termini, no? Sentire Termini, vedere Termini, sentire di Termini, vedere Termini da lontano, sentire come va a Termini, come non va, le fotografie, i vari eventi, le varie situazioni di Termini belle che ci sono. Quindi ci ho messo l'anima in questo libro e spero che porti i frutti, non per me, perché comunque. Questa è una fatica fatta anche per voi. Prima tutto per l'eternità e poi Sicuramente io ho visto che tu hai girato soltanto a Reggio Calabria e hai presentato comunque il libro in altre città, ma presentarlo nella propria città io credo che è un'emozione in più proprio perché trae ispirazione da quello che è il tuo passato e le tue origini comunque. Quindi tu dicevi appunto la storia, ecco, questo libro parla di Termini Imerese, ma non parla soltanto di Termini Imerese, parla di una storia di valori. Ecco, quali valori sono stati poi esaltati in questo testo e cosa hai voluto, ecco, veicolare al lettore? Allora, di tutto sono partito da una base prettamente morale e quasi presuntuoso, ma era una sfida alla letteratura contemporanea. Infatti il titolo è L'ultima era del male. Ah, in verità è L'ultima era del male perché la storia che poi verrà sviluppata anche nei prossimi è una lotta contro il male, ma cercare di portare anche il lettore, i giovani, le persone, non a fare di una letteratura quasi una porta verso il male. Io parlo di letteratura come, magari non faccio pubblicità, Twilight o altre cose. Portare la gente al valore vero della vita, che come poi ognuno giustamente sceglie, attenzione, ha la razionalità per poter scegliere il bene e il male, però portare la gente comunque a partire dai valori della vita, che giustamente sono sviluppati sempre da una persona che è ancora in crescita, ma che ha avuto l'opportunità attraverso il sociale, anche molto piccolo, di poter conoscere quello che effettivamente c'è all'interno delle famiglie, all'interno dei bambini, disagiati, nobili, magari con portatore di handicap. Quindi partire da questa base e portare la gente comunque dal male quasi quasi a farlo partire, cioè iniziare a vedere veramente quali sono i valori veri della vita e non andare a leggere anche qualcosa che magari è bellissimo, ma che poi ci porta sempre lontano da quello che è la nostra realtà, che rispetto a tutti, comunque portatrice di valori, portatrice di calore, di popolare domestico, e quindi è importante questo. E quindi cercare anche di portarlo dove questo è un po'. Aggiunta, ecco, prima ancora di continuare a parlare tu, nell'intervento Io credo che lei, un amico di Dario che ha avuto modo di leggere, anzi, io direi a quelli che stanno fuori, che sono una decina di sedici, quindi altrimenti non si riesce è un peccato che si debba stare all'insieme quando si può. Una delle domande fatte all'assessore ha dato la possibilità di dare una risposta che è importante. Ha detto: l'ho scritto con tutto me stesso.
Bene, io proprio oggi pomeriggio ho girato l'ultima pagina di un libro, non vi dico quale, che dove non ho trovato anima e anzi ho trovato un po' di livore, per vero, da parte dell'autore. Certo, ha utilizzato un buon italiano questo autore, però non è sufficiente utilizzare i sentimenti dell'autore. Peraltro, nel caso specifico, ritorno all'opera prima, lo potrei chiamare così, di Dario, tutta la fantasia di un fanciullo, fantasia che